Presidente. Beh, intanto diciamo, non mi ritengo soddisfatto perché non mi sembrano complicazioni insormontabili quella delle donazioni, perché basterebbe imporre un limite di data entro il quale arrivano le donazioni per quest'anno e quelle che arrivano successivamente alla data, mettiamo del 31 maggio, vengono destinate automaticamente all'anno successivo. Vorrei anche far notare che ad oggi il nostro gruppo, per quanto riguarda il 2015, ha restituito più di 120.000 euro e purtroppo li ha restituiti al fondo di microcredito nazionale, perché purtroppo il fondo di credito regionale, microcredito regionale, non è disponibile ad accettarli. Peccato, perché quei soldi, secondo noi, è bene che vanno restituiti ai cittadini e è bene che restassero in Regione Emilia Romagna. Noi continueremo a versarli sul fondo del microcredito nazionale, che funziona, anche perché in Commissione ci siete venuti a dire che quel fondo per il microcredito non funzionava tanto che voi avete proposto quindi il fondo rotativo. Il fondo per il microcredito nazionale ad oggi, dai dati che noi abbiamo reperito, ha aiutato 181 imprese nell'Emilia Romagna in un anno per circa 4 milioni di euro. A livello nazionale ne sono stati erogati 50 milioni. Quel metodo lì funziona perché c'è una sorta di leva finanziaria, quindi se io metto 2 milioni di euro, in realtà facendo garanzia per l'80%, quei soldi in realtà si moltiplicano. Con la scelta che avete fatto voi come giunta, i 2 milioni di euro è facile che si esauriscano molto velocemente. Infine, per la modalità che avete scelto, purtroppo questa è in contrasto col DM 176 del 14 che disciplina il microcredito. Il microcredito non richiede che l'azienda sia attiva da un anno e abbia un fatturato di almeno 15.000 euro. Perché? Perché se io sono un giovane che vuole partire con una nuova attività, farsi un carrettino e andare a vendere i gelati lungo la riviera, o sono un ex operaio della CLAFC di Forlì che vuole riattivarsi come giardiniere, non ho un anno di attività e non ho 15.000 euro di reddito sull'anno precedente, ma ho bisogno di quell'accesso al microcredito. Voi invece avete fatto uno dei soliti bandi meritevoli per le start-up, ma in questo caso non l'avete declinato come microcredito. Avete pensato ai liberi professionisti, perché qua a qualcuno piacevano tanto i liberi professionisti, va bene, ma vi invitiamo a ripensare quella modalità, perché così escludete veramente le persone che hanno bisogno del microcredito. Infine, potevate sicuramente prendere il modello nazionale o altri modelli regionali, come ad esempio quello del Piemonte, che anche lì è un modello che va sulla garanzia. E cosa ha fatto il Piemonte? Ha attivato tutta una serie di forze e di energie che ci sono, quindi ha attivato organizzazioni di volontariato, organizzazioni di categoria, CNE, Confartigianato, perché fornissero consulenza a quelli che vogliono accedere. Invece nel microcredito, come lo stiamo declinando qui, la parte consulenza a noi sembra, e aiuto a partire, sembra molto debole. Il Piemonte addirittura, mutuando quel modello della garanzia, ha coinvolto istituti di credito e fondazioni, tanto che ci sono delle fondazioni che hanno partecipato ad aumentare il plafond di milioni di euro disponibili per il microcredito. Noi invece facciamo questa cosa forse tanto perché si deve fare, per esaurire quei 2 milioni di euro. Noi non siamo molto contenti di come quell'indirizzo che questa Assemblea ha dato, la Giunta oggi lo sta applicando. Grazie.